Il calcio non è uno sport per signorine, esclamava così nel 1909 Guido Ara, centrocampista della Pro Vercelli. La sua era un'espressione chiaramente metaforica, l'altra, invece, quella letterale, ha subito un enorme cambiamento negli anni, portando anche in Italia, dove tutto arriva sempre dopo, il calcio femminile in TV e allo stadio, con i 40.000 spettatori di Juventus-Fiorentina del 24 marzo. Ma, come i gamberi, per un passo avanti ne arrivano due indietro, e così gli insulti alla guardaline donna da parte del telecronista Sergio Vessicchio. Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove una società, delle società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della federazione, una cosa del genere. E l'affermazione di Criscitiello a Sport Tutto per Italia. fare i complimenti alla nostra squadra femminile che ha vinto proprio campionato ieri. Dei Serie A adesso. Anche la questione razzismo sembra essere cambiata. A dispetto del primo Balotelli, per Kenny in nazionale c'è stato più amore e meno attacchi per il colore della pelle. Quando gioca con il club, invece, la questione appare ancora diversa. Mi dai del moralista perché? Perché io critico 100 coglioni, 20 coglioni che fanno bu a Matuidi Alessandro e a Ken? Per questo mi dai del moralista? Io lo sottolineo qua 5 minuti? In giro per gli stadi d'Italia non sai mai come verrai accolto. E a proposito di stadi, vogliamo costruire nuovi impianti o rimanere nostalgici con le scritte Save San Siro? L'Italia deve decidere se vuole crescere o rimanere adagiata in un passato che non ha futuro. Mentre noi cancelliamo anche il Boxing Day, gli altri vanno avanti. E tu, da che parte stai?